Domenica 10 marzo 2013 nella Galleria Cimabue dell'Associazione Culturale Firenze Arte in Borgalegre a Firenze si inaugura una mostra dedicata alla donna, anche se la festa della donna è stata festeggiata due giorni fa, però con un leggero ritardo, ma sempre nei tempi, la presidente dell'associazione Miranda May ha deciso di ospitare tutti i soci artisti, i soci fondatori, gli altri soci artisti in questa mostra che viene dedicata appunto alla questa ricorrenza. È la terza collettiva che si tiene sempre nel segno della festa della donna e si concluderà il giorno 20 marzo, sarà aperta al pubblico con ingresso libero tutti i giorni eccetto il lunedì dalle 16 alle 19. Sarà la stessa presidente Miranda May a presentarla ai nostri telespettatori e a invitarli a venire ovviamente a visitarla. Ok, buonasera a tutti e io voglio ricordare che questa mostra è molto importante per noi donne, perché anche se è domenica, ma la riteniamo ancora la nostra festa, perciò possiamo essere soddisfatte nel vedere l'afflusso di pittrici o pittori che hanno partecipato. Anche pittori, diciamo, sì, si sono impegnati pittore su temi al femminile. Esatto, anche qualche pittore si è impegnato, esatto. Io sono molto soddisfatta di tutti questi artisti e spero che possa piacere anche al pubblico, perciò vi invito a venire. Gli artisti che hanno deciso, le artiste soprattutto, ma ci sono anche degli artisti come Enzo Pazzagli, Pier Nicola Ricciardelli e Fabio Mattolini, che vedo alle spalle il professor Menicucci e tanti altri. Però diciamo questa Daniele Menicucci è proprio una mostra al femminile, perché i soggetti, soprattutto per chi naviga nel mare magnum del figurativo, il soggetto è la figura femminile. Indubbiamente, la donna come punto focale dell'universo, questi artisti, che sono molti, più di 30, sono riusciti in qualche modo a individuare e mostrare le mille sfaccettature dell'universo femminile. La donna procrea e quindi è un elemento indispensabile, però nello stesso tempo è una delle grandi meraviglie del mondo, per il modo di essere delle donne, per quello che fanno, che hanno fatto. Ed è importante, ed è stata bravissima Miranda May a mettere insieme questi 30 dipinti, ognuno dei quali dà la descrizione di una parte di questo straordinario diamante che è la donna. Ognuno ha dato un contributo alla sfaccettatura di questo diamante, una mostra veramente di grande livello. Lucia Mongardi, come sempre a fianco di Miranda May. Lucia Mongardi è artista ma anche operatrice culturale, critica d'arte, direttrice di sodalizi artistici nella sua Montecatini, però queste trasferte a Firenze sono sempre piacevolissime perché ti mantengono un contatto con la città che è una tua referente da sempre. Sì, e poi sinceramente Miranda quando fa le cose le fa per bene, perché è una signora di conosce il suo mestiere di gallerista. Infatti quando raccoglie le opere, certamente lei fa una cernita, è evidente che le sceglie queste opere, perché sono tutte interessanti, perciò veniamo volentieri da Miranda May, è una donna da non perdere come gallerista, da seguire con grande attenzione. Bene, questo che fanno i nostri telespettatori ogni qualvolta proponiamo le inaugurazioni delle mostre nella Galleria Cimabue dell'Associazione Firenze Arte. Non ci sono solo donne protagoniste dei quadri, ma ci sono anche dei paesaggi, le autrici ovviamente sono al femminile, la professoressa Gianmarinaro Monti ha esposto un quadro
importante per lei? L'occasione per ricordare un grande fiorentino, Niccolò Machiavelli. Io ho portato un quadro e una veduta della casa di Niccolò Machiavelli a Sant'Andrea in Percussina. Il Machiavelli fu il cosiddetto segretario della cancelleria fiorentina dal 1498 al 1513, perché i Medici erano stati cacciati via e la Firenze aveva instaurato la Repubblica. Ma nel 1513 i Medici tornarono, imprigionarono gli autori della congiura, e fra questi fu imprigionato anche Niccolò Machiavelli, che fu imprigionato e torturato. Però dopo un periodo fu riconosciuto innocente e fu liberato, ed egli si ritirò a Sant'Andrea in Percussina, dove aveva una casa di campagna, a coltivare i suoi studi e a tenersi lontano dalla politica. Lì scrisse Il Principe, che è un volume conosciuto in tutto il mondo e tradotto in moltissime lingue. Di giorno faceva vita insieme agli abitanti del posto, la sera, come dice lui, vestiva i panni curiali e scriveva le sue opere. Quindi quest'anno ricorre il 500° anno della messa al bando di Niccolò Machiavelli ed è giusto ricordarlo. Lo farà anche il comune di San Casciano Val di Pesa con il sindaco Pescini, che sta organizzando tante manifestazioni per ricordare l'illustre concittadino. E poi, oltre al Principe, ricordiamo anche che Niccolò Machiavelli è stato un commediografo importante, ha scritto La Mandragora, che è considerato uno dei capolavori teatrali del 500. Prima di concludere il servizio con la lettura dei nomi degli artisti partecipanti alla terza collettiva dedicata alla Festa della Donna da parte dell'Associazione Culturale Firenze Art, c'è una new entry e quindi Miranda ci presenterà una nuova socia dell'associazione. Questa è una nuova socia, oggi è venuta e io sono molto felice perché così ha voluto dare omaggio a noi donne. Lei si chiama? Laura Ronchi. Benissimo, grazie. Allora concludiamo con i nomi degli artisti: Giulia Aureli, Maria Grazia Bambi, Donatella Calamai, Nicola Inluci, Andrea Mattolini, Antonina Gianmarinaro Monti, Angela Lucarini, Lucia Menchini, Cristina Bazzolli, Pier Nicola Ricciardelli, Marco Ramazzotti, Margherita Oggiana, Maria Donata Sirleo, Serena Puliti, Anna Maria Maremmi, Maria Grazia Panella, Giusy Celeste, Miranda May, Lucia Mongardi, Marilu Melo, Lucia Entrona, Zampini, Donatella Gori, Nadia Gigli, Anna Maria Gatta, Caterina Brezzo, Laura Ronchi, Mara Fagioli, Jacqueline Monica Magi, Eloisa Scultetus ed Enzo Pazzagli. Vi ricordo che la mostra si concluderà il prossimo 20 marzo.